passiamo a una notizia di cronaca. Un'altra ragazza è stata trovata morta nella sua abitazione. Sospettato suicidio. Adesso però le autorità confermano che si tratterebbe di un caso di omicidio. Ciao Marce, ciao, sono Francis, tutto a posto? Tutto bene, no, niente di grave, non ti preoccupare. Se ti va domani ci facciamo un caffè, ok? Ne parliamo di persona, non ti preoccupare. Va bene? Ok, ciao Marce, a domani, ciao. Come stai? Perché mi hai chiamato? Che succede? Sto bene, solo che ieri ascoltando il notiziario. Quale notiziario? La notizia della morte di Sofia, se ne parla da ora ormai. Ho sentito, ma che c'entro io in tutto questo? Devo fare appassionato di criminologia, no? Ricordi bene. In che modo posso aiutarti? Ho intenzione di scrivere un libro su di lei e, non so, credevo magari potessi darmi informazioni utili. Ho qualche informazione che fa il caso tuo. Ottimo. Ma sei sicuro di voler scrivere un libro su questa storia? Sì, sì, è la volta buona, lo sento. Assassino a cuore libertà. Come lo rischio? Se lo dici tu. Grazie mille, Marcia. Buona fortuna. A te, mi attenzione. Sei arrivata così all'improvviso, mi hai fatto un sorriso. Sofia frequentava questo posto. Sono solo un barman, servo il cliente. Dai, quanto ti devo? Per cosa? Si sa che voi barman sapete tutto. Io lavoro e basta, non perdo tempo a fare cose. Dai, su, che ti devo? Ho visto Sofia qui l'altra sera. Era con degli amici. Poi è arrivato un uomo, la stava infastidendo. Non ricordo chi fosse. Dopo quella sera non l'ho più vista. Thank you.
schiavo delle mie passioni, schiavo di me stesso. Dietro la mia penna motivo tutto. Amavo la cura nei dettagli. Ogni esecuzione era diversa dall'altra. Il colore del sangue mi ammaliava. La voglia morbosa delle carni e quei volti così puri. La mia immaginazione era entrata nella realtà. La mia storia aveva preso vita. Lo scrittore era diventato un assassino. Ora chi avrà il coraggio di leggere il mio romanzo? Le autorità sicuramente.